Restiamo amici, Alessandro Royali di Avitale, tu sei Gigi Undo Giovanni, tu sei una donna che poco fa ma fa il decisivo, diciamo, quindi parlateci un po' dei vostri personaggi e di ciò che combinate. Sì, io Gigi più che Don Giovanni è un combinaguai, nel senso sicuramente lo è stato un Don Giovanni, ma è nel trio di amici che c'è sempre poi è quello che crea i maggiori casini, ecco. E quindi cerca di sfangarla, di portare. In realtà riporta un po' di elettricità, un po' di allegria in questo gruppo di amici, perché nella sua pazzia, nella sua follia poi li coinvolge e li fa in qualche modo svegliare da un torpore. Specialmente il personaggio di Libero che li aveva avvolti e accolti. E quindi sì, è un furfante, mi è rimasto in qualche modo simpatico perché è un gran furfante, sì. Lidia. Oh, senti, io sono una donna che per amore, lo sai, le donne fa tante cose sbagliate, però a un certo punto si rompono le scatole di sostenere questi uomini e quindi chi la fa l'aspetti. Cosa vi è piaciuto di più di questa storia quando ve l'hanno proposta, della sceneggiatura? Cosa vi ha stuzzicato? A me personalmente è proprio il piano di Gigi, cioè proprio come dire, la follia totale di permettersi di poter pensare una cosa del genere. E quindi mi divertì a fare un cialtrone così. E mi divertì a fare un cialtrone che metteva in mezzo tutti. E che poi in qualche modo forse ne ha poi rimesso in mezzo, ma questo è. E quindi l'idea di farlo poi con Michele e con Libero, di creare un po' questa complicità, che poi. Io già conoscevo entrambi, quindi è stato abbastanza semplice. Era la cosa che sicuramente più mi ha incuriosito quando ho letto il film, perché aveva questo meccanismo che mi stimolava, mi divertiva. Lidia, tu sei molto attenta alle storie. Cosa ti ha intrigato di questa? Allora, innanzitutto mi faceva molto ridere e poi Antonello per me è famiglia, è stato insomma, quello che ha battezzato mia figlia Blue Yoshimi al cinema e ogni volta che mi chiama, qualunque cosa mi chiama a fare, io dico di sì. Quindi è l'amore che mi ha guidato in questa scelta questa volta, devo essere onestissima. L'amore nella tua scelta, ma la gelosia nel tuo personaggio ti ha guidato. Non sono gelosa io, ma. Vendicativa un tantino. Mo' vendicativa, ma quando mai? Ma insomma. Restiamo amici, è il titolo di questo film, quindi cosa pensate voi dell'amicizia, che è anche il tema alla fine, perché dopo tutto ciò che succede l'amicizia rimane, no? Cos'è l'amicizia per voi? Ma io penso che l'amicizia in questo momento sia un punto importante da toccare. Siccome Alessandro Roja oggi ha indossato questa fantastica maglietta del Cinema America, io ne approfitterei. Diventate tutti un po' più amici, un po' meno. Eh? Che ne dite? Una serie di parolacce, anche no, scherzo, no, però ha ragione. Cerchiamo di darci tutti una bella calmata e l'amicizia è un valore che andrebbe, come dire, supportato e aumentato e in qualche modo sostenuto, non questa anarchia della violenza che non è giustificabile in nessun paese democratico e civile, quindi. Ragazzi, questo è già un mondo difficile, se non vi unite tra voi e uccidete arte, cultura e non create pace, sono un po' affari vostri. Amen, grazie mille.